ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video su FIFA. Dopo le bruttissime prestazioni eravamo vicinissimi al mercato di gennaio, ragazzi. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like, perché adesso viene il bello. Guardate lì la notizia, in diretta adesso, ve la faccio rivedere, guardate qua. Bayern Monaco, Miracle considererebbe grosse cifre. Siamo nella fase finale del mercato ed è arrivata un'offerta. Io ragazzi questa non la posso rifiutare, uno perché... ormai lui è il mercenario, no? Cambia squadra quasi tutti gli anni, ma soprattutto perché qui abbiamo un bug della CPU che ci sta ovviamente danneggiando. Ora il rischio è di andare in una squadra che non ci farà giocare titolare, perché avete già capito qual è l'unica squadra che ci ha fatto questa offerta, e anche perché ormai noi valiamo veramente tantissimo e sapete anche quanto è importante appunto non avere troppi giocatori intorno fortissimi per essere titolari, quindi c'è un rischio altissimo di non esserlo, però spero che almeno non ci siano bug di formazione, che ci fanno perdere le partite a caso. Quindi ragazzi io vi faccio vedere l'offerta, ok? La dirigenza della squadra Paris Saint-Germain vorrebbe contare sulle sue prestazioni e le offre uno stipendio di 200. Vabbè, a questo qua chi se ne frega, tanto non li riceverò mai realmente o non serviranno mai al mio giocatore per far qualcosa, quindi i soldi ce ne fotte poco. Speriamo che accetterai queste offerte. Io direi accetta, però ragazzi rischio tantissimo e chiudiamo la carriera qui, sperando davvero che sia una carriera dove la chiudiamo vincendo la Champions League, perché davvero con Kepa terzino non si può fare. Adesso sono anche curioso di... spero sinceramente di beccare il Bayern Monaco in Champions per vedere se poi gioco contro... e gioco sempre sulla fascia di Kepa, se possibile. Mi piacerebbe tantissimo provarlo, però accettiamo l'offerta e andiamo a Parigi, ragazzi, per concludere la carriera immerso nei soldi, porca miseria, perché lui ha fatto proprio... è stato un personaggio abbastanza mercenario, quindi ci sta il suo ragionamento. Poi ci sono ovviamente dei personaggi che magari faremo la prossima con FIFA 22, magari più attaccati anche che partono dalla squadra piccola e ci rimangono, non lo so. Però, ragazzi, andiamo in Francia e sono molto curioso di vedere come siamo messi in classifica e che cosa succederà, se saremo titolari oppure no. Allora, prima schermata che viene fuori è questa, benvenuto in squadra, eccoci qua nelle notifiche. Spero che ti riesca ad ambientare, ok, come al solito. Voglio che guardo gli obiettivi stagionali. Ok, una media di capitale 7,8, ok. Mi aspetto che tu segni almeno 7 gol in questa stagione, quindi dovrebbero farmi giocare per riuscire a fare 7 gol e 5 assist. Vediamo un po'. Ma una cosa che mi fa molto piacere vedere è che non siamo primi, quindi siamo a 3 punti dal Monaco, abbiamo anche il Rennes sotto e il Lione. Quindi dobbiamo stare molto attenti, non sarà facile da quel che vedo. Dovrò ovviamente giocare con la squadra, fornire assist e cross. Mi piace molto questa cosa, ragazzi. Non so voi, ma io sono contento. Sono contento di giocare anche da esterno destro alto. Un po' alla Cuadrado, un po' alla Chiesa. Giocheremo così. Sono contento. Mbappé, signori! E saranno verso di lui cross. Ovviamente voi ragazzi vedete la mia prima partita con il numero 13 dietro le spalle, ma sono quasi certo che dalla seconda in poi tornerà il bug del numero 7 e avrò il 7 insieme a Mbappé. Ed eccoci qua che giochiamo da attaccante esterno di destra alto. Ed è una figata, ragazzi. Sono abbastanza contento di questa cosa. Ecco subito che mi offrono questa palla. Io vado dentro, peccato. Ancora Mbappé, ancora io. Dentro il tiro, niente da fare. Mi piace. Siamo in tanti in attacco e ci voleva. C'est la passion di Mirko Men che ora si va in Francia, porca miseria, passa questa palla. Attenzione Mirko, se la porta avanti di testa. Prova, ti vai con le cattive. Che gol! All'esordio! Col Paris Saint-Germain! Mirko Men! Che giocata del nostro giocatore! Un giocatore infallibile! Eccolo qua! Mamma mia, defilatissimo! Che gol! E 1-0 contro il Marsiglia. Con questo risultato agganciamo il primo posto. Buona l'apertura qua di Miracle, si fa vedere insieme i compagni. Ancora Miracle, prova ad entrare così con cattiveria. Il passaggio perché... non è Mbappé però! Non è Mbappé però, ma chi se ne frega! 2-0 e ragazzi è
Miracle lì, da quel ruolo lì, è veramente Chiesa, è veramente un quadrato che può dar fastidio tantissimo. È fastidiosissimo Miracle in quel ruolo, raga. L'allenatore del Paris Saint-Germain ha capito. Ancora Miracle di tacco, mamma mia, cosa ha fatto Miracle Man qua? E si sente, non dico a casa, ma avere tutti questi attaccanti vicino sicuramente. Porca puzzola, cosa cacchio mi ha parato? Buono, qui Miracle per Adeyemi. Adeyemi ancora per Miracle. Miracle prova. Wow, ragazzi, e siamo già a un gol e due assist. Quindi gli obiettivi stagionali probabilmente verranno messi giù. Munir, ma io direi che comunque c'è la possibilità di far entrare Neymar in questo caso in campo, perché è in panchina e ci può stare, però a sinistra secondo me ha le qualità per poter giocare lui. Però ragazzi, intanto siamo 3-0 e quindi al balziamo. Attenzione, Correa, ma Neymar dov'è? What? Miracle? Eh sì, guardalo! Ma cosa fa? Ah! Bello, bello, bello tutto. Mi è piaciuto, cacchio, sto lancio, raga. C'è niente da dire. Miracle ancora. L'appoggia. Stavolta per gli attaccanti. Ancora Miracle che si appresta a fare questo passaggino per Correa. È andata. 4-0. 4-0, ma come giochiamo? Ma come giochiamo? Intanto esce Mbappé ed entra Del Fabbro. Ragazzi, stanno facendo di tutto per non far giocare Neymar. Mano? No. Ma che rigore è? Ma che rigore è? Vabbè, neanche esultano i tifosi, vai, 4-1. Ma che... Vabbè, ma che fischiata è? Palla ancora per Miracle, proviamo ad avanzare di nuovo. Questa volta Miracle aspetta i compagni anche centralmente, in modo da avere più alternative. Poi va sull'esterno, bellissima questa azione. Anche perché, guardali come gestiscono. Delf... Merda. Ma che cosa fa? E finisce qui la prima partita di Miracle Man con la maglia del Paris Saint-Germain con un gol e due assist. Io direi che... è andata abbastanza... Oh, tre assist. Eh no, tre... Oh, raga, un gol e tre assist, eh. Oh. Attenzione, ragazzi, c'è la super sfida con il Monaco e Mbappé squalificato. Kylian, porca miseria, che cacchio mi combini? Adesso andiamola a vedere insieme. Non fanno comunque giocare Neymar. Allora, andiamo a vedere un attimo. Allora, Matteo Del Fabbro, italiano, 20 anni. Poi abbiamo Mbappé, Adeyemi, ok, ci può stare. Miracle, Munir... E però abbiamo un certo Neymar e non lo fanno giocare. Ansu Fati. Ok, giocherà Fati praticamente, però in caso dovesse uscire uno degli attaccanti dovrebbe entrare Neymar, porca miseria. Cioè non vedo perché no. Cavoli, mettevi Munir al posto di Fati e a sinistra Neymar. Però. Andiamo a giocarci questa partita molto importante contro il Monaco, ragazzi. E vediamo un pochino se riusciamo poi a vedere la classifica dopo questa partita, perché il Monaco ne ha perse due di fila. Se perde anche questa, la classifica si stravolge. Magari non è più seconda il Monaco, ma potrebbe arrivare seconda appunto lo Stade Rennes. Attenzione, perché il Monaco, vi ricordo che comunque è tra le squadre pretendenti al titolo, quindi dobbiamo cercare di fare il meglio possibile, ragazzi, per poterli fermare. Attenzione, la ripartenza, molto importante per noi la ripartenza. Appunto, il contropiede è la nostra arma migliore, dobbiamo sfruttarla al massimo. Miracle Man vorrebbe palla, non è fuori gioco perché c'era quello attenzione, Miracle! Sì! Ansu Fati! Ragazzi, ho chiesto di lanciarmela, ma non ero in fuori gioco, assolutamente. C'era quello, il loro terzino destro, che mi teneva in gioco. Grande giocata qua. E peccato per il tiro qui, dovevo tirare dall'altra parte. Però gol fondamentale proprio di Ansu Fati. Ecco perché non fanno mai giocare Neymar. Se ogni volta che entrano gli altri fanno gol. Attenzione, Miracle qua si infila in una situazione incredibile.
Buono il gioco qua da parte di tutti. Vorrei più gente che entra, ma niente da fare. Allora andiamo di là. Bello però il giro, ragazzi. Abbiamo sicuramente disintegrato un po' un contropiede, però bisogna anche ammettere che non è andata poi malissimo. Qua la facciamo girare un attimo perché li vedo un po' confusi. Andiamo dall'altra parte. Attenzione. Optami. Boom. Porca miseria. Attenzione, Miracle ancora dentro. Il passaggio, il tiro. E basta, che palle. Attenzione qua, Miracle fa un fintozzo importante. Il cross in back. Ma cosa devo fare? Che cosa ho visto? Ma che violenza è sto colpo di testa, ragazzi. 1-1 Monaco. E si spiega anche il perché anche il Monaco è candidato al titolo. Se riesce a reggere a tutti i nostri attacchi e poi fa anche sto golettino, perché guardate qua, egregio, boom. Spettacolo, ragazzi, proprio all'angolino. Oh, ma che cos'è che sta succedendo? 2-1 Monaco. E stavamo giocando molto meglio noi. Si è completamente ribaltata la partita. Guardate qua. Mamma mia, bravissimi. Bravissimi. Si è completamente ribaltata una partita. Bello sto passaggino per Miracle, che prova a farsi vedere con la grinta e la voglia di uno che ha ancora fame. Prova ad andare. È bello. De Jong, non è che un pirla, De Jong. Ma perché ancora me? Dai ragazzi, ma perché me la ripassi subito? Niente raga, niente, Del Fabbro è stato un problema. Dall'ingresso di Del Fabbro, che non ho capito perché l'hanno fatto entrare, dall'ingresso di Del Fabbro è cambiata completamente una partita. Ora voglio andare a studiare questo ragazzo per vedere effettivamente che problemi ha. Andiamo a vedere. Ah, 61, e gioca titolare, gioca comunque tantissime partite. Forma fisica 68 e overall 61. Gioca al posto di Munir e Neymar. Per esempio adesso abbiamo il Nizza, no? Nizza che in questo momento è al quinto posto con 48 punti. Non sta neanche giocando tanto male. E però è il ritorno di Mbappé. Quindi andiamo a vedere un pochino Nuvoloso. Bene. Torna Mbappé, torna Munir a sinistra e vediamo. Vediamo un pochino che cosa cambia adesso in questa partita, ragazzi. Vediamo un pochino. Gol del Nizza al nono minuto, ragazzi, è ricambiato di nuovo. Boh. Non so cosa dirvi. Guardate qua. Non so veramente, boh. Difensore centrale completamente bloccato. Buono quel giro palla estremo. Bello. Dai. Sì! Che giro palla abbiamo fatto qua, ragazzi. Dobbiamo creare ste cose per fare gol. Dobbiamo creare ste cose. Niente tazzina qui, ragazzi. Ma forse anche un po' di nervosismo da parte di Miracle, perché veramente non vedeva l'ora di fare questo gol per sbloccare la situazione. Infatti va a prendere a pugni la bandierina. Ma guardate qua cosa dobbiamo fare per fare un cacchio di gol. Che ci sta, per carità. Però ovviamente poi il Nizza noi forse l'abbiamo un po' sottovalutato, ma è anche comunque una squadra che anch'essa è lì nelle prime posizioni, ancora in corsa per il titolo. Io boh. Dai Ale! Sì! Che gol! Riprende in mano la partita, ancora lui! Miracle Man, ancora i pugni sulla bandierina. Attenzione, perché c'è una voglia di portare a casa i punti in questa partita da parte di Miracle, e non arrendersi a questo Nizza che veramente non me l'aspettavo così aggressive. Però altro passaggio in mezzo veramente a un fazzoletto e altro gol importante, sempre molto difficili. Devo cercare di farmi lanciare molto di più a scavalcare la difesa, perché non stiamo utilizzando le fasce e quindi non vengo utilizzato come esterno destro. Devo cercare invece di provare a scavalcare l'intera difesa con un lancio lungo. Attenzione Miracle, attenzione. Proviamo a ripartire. La grinta c'è. La voglia anche Miracle. Va dall'altra parte per Mbappé. C'è dall'altra parte Del Fabbro.
No, Killian! Ti ho detto Tyrion. Tyrion, Killian, e ha tirato Ons. Ma come si mette? Ragazzi, meno male che c'è Mbappé, perché veramente qua stava rischiando tutto. Porca miseria. Quindicesimo gol in Ligue 1. E fai entrare Neymar, porca miseria. Buono qua del Fabbro. Attenzione Mbappé, vede Miracle dall'altra parte, lo offre. Porca miseria del Fabbro, figa, non c'ha a fare. 61 e lo fanno giocare. Neymar in panchina. E fanno giocare un 61. Ciao. L'ho visto subito, raga. È incredibile come devono per forza portarsi a casa la partita. È incredibile. Devono per forza far risultato ed è così. Guardate qua. Guardate qua, guardate. No, vai, tranquillo. Dai. Bello questo passaggio di Miracle. Proviamo a ripartire. Negli ultimi minuti. Miracle si sta facendo tutto il campo, porca miseria, guarda. E lo sapevo che me la passavi così alla Gates the Game. Mbappé. Miracle prova a farsi vedere dall'altra parte del campo. Miracle, attenzione. La chiude! La chiude! 150esimo gol in carriera! 4-3! Paris Saint-Germain! Nizza! 150esimo gol in carriera! Un bordello sta succedendo in campo! Che gol! Che leggiadria! Che furtività! Attenzione! Miracle Man! Col sinistro che non funziona mai, la piazza nell'angolino più remoto possibile. 4-3. Eccolo qui. Quarto gol in Ligue 1. E finisce qui, subito dopo. Mamma mia. Miracle va a chiedere la palla per la tripletta. Tre tentativi totali, tre gol. Porca puzzola, ma perché deve essere così difficile pure col Nizza? Signori e signori, Miracle Man era stanchissimo, ha fatto le ultime partite veramente stanco e non è stato inserito nella formazione di oggi per la Champions League. Quindi se io faccio gioca partita non potrò giocare, quindi dovremo fare simulazione veloce. Ma vedo che nonostante tutto non c'è ancora Neymar dall'altra parte. Boh, porca miseria, ci sarà da lottare, ma credo che abbiamo le carte per vincere. Porca. Allora ragazzi, nella stessa partita, diciamo nello stesso giorno, cioè il 24 febbraio, che c'è stata appunto la sfida contro il Liverpool, mi è arrivato questo messaggio. Quindi ciao Ale, un rapido aggiornamento, ho scontato la squalifica. Quindi probabilmente avevo accumulato un cartellino giallo in qualche partita e quindi per questo forse avevo scontato la squalifica proprio in Champions League. E quindi in teoria per la prossima ci sarò. Però siamo in svantaggio 2-1. Perfetto ragazzi, nel prossimo video un paio di partite di campionato e poi il ritorno con il Liverpool. Cercherò sicuramente di fare il meglio possibile, anche perché siamo a marzo, questa è l'ultima stagione di questa carriera e voglio assolutamente vincere la Champions League, che non ci siamo mai riusciti. Ovvio che non aver giocato la partita di andata, aver perso 2-1 con due gol fuori casa, vuol dire che noi dobbiamo vincere 2-0 per passare subito, e anche la vittoria di 1-0 non basta. Dobbiamo fare due gol. Mettiamoci in testa che contro il Liverpool dobbiamo fare due gol. Loro sono una squadra abbastanza sbilanciata, magari a volte, quindi possiamo provare ad entrare nella loro difesa, però è passato un Transformer, probabilmente Optimus Prime, non ho capito chi. Però ragazzi, attenzione, perché ci siamo e siamo nella fase finale di un campionato che potrebbe, sì, portarci alla vittoria del campionato francese, ma quello che ci interessa a noi è provare a far vincere a questo ragazzo la Champions League, e ci proveremo fino alla fine. Grazie a tutti per aver seguito questa carriera, questo video. Ci vediamo nei prossimi per la chiusura. Un abbraccio, un bacione. Bella.